passate meno di 2 settimane dalla crisi diplomatica tra Italia e Francia che ha portato il paese transalpino a rafforzare la militarizzazione già in atto dal 2015 sulle frontiere con l'Italia. Io mi trovo a Oulx, a pochi chilometri, a pochi metri addirittura direi dal confine dell'Alta Valsusa con la Francia, luogo di transito da moltissimo tempo delle rotte migranti che appunto arrivando dalla rotta balcanica o dal Mediterraneo tentano il passaggio in Francia per poi proseguire nel nord dell'Europa alla ricerca di una vita migliore dai luoghi in cui scappano. Nel reportage che andrò a fare oggi non vedrete di fatto migranti a tutela proprio della loro condizione di clandestini. Alle mie spalle c'è il rifugio Fraternità Massi, dove da un po' di tempo i migranti trovano rifugio nel loro percorso oppure dopo essere stati respinti al confine in modo del tutto indiscriminato, anche con il respingimento di minori non accompagnati in palese violazione del diritto internazionale. Allora siamo qui per capire come vanno le cose. Allora, sono entrato all'interno del rifugio Fraternità Massi, sono qui con Martina di Diaconia Valdese. Ciao Martina. Ciao. Ecco, hai notato qualche differenza da una decina di giorni a questa parte, quando diciamo i rapporti tra Italia e Francia si sono fatti un po' più tesi su questa questione? Ma ecco, per noi in realtà che lavoriamo appunto alla frontiera non ci sono state tante differenze, nel senso che appunto il respingimento appunto è quotidiano, lo è da diversi anni e quindi appunto non abbiamo visto delle modifiche in concreto, se non appunto forse tutta più un'attenzione ecco, rispetto a quella che è questa frontiera, quasi come se appunto fosse stato un po' scoperto in questi giorni delle problematiche a questa frontiera e anche quella che è un po' in realtà l'ipocrisia da entrambe le parti, e quindi la Francia che respinge, l'Italia che in qualche modo collabora con la polizia francese nell'ambito di questi respingimenti e poi invita le persone con una notifica di un foglio a presentare domanda di asilo, a definire la posizione sul territorio italiano, e poi conosciamo ecco, tutte quelle che sono in realtà le difficoltà burocratiche di accesso alle questure, di accesso appunto alle accoglienze, le lunghe attese, quindi ecco un po' da entrambe le parti le difficoltà, queste politiche di respingimento. Ecco. Siamo qui nel tuo ufficio, qui all'interno appunto del rifugio. Come Diaconia Valdese operate nel dare così, una consulenza di tipo legale ai migranti che transitano da queste parti? Ecco, ci puoi spiegare un po' che cosa succede in questo ufficio tutti i giorni praticamente? Sì, allora è uno sportello un po' atipico perché appunto ogni mattina io arrivo e mi trovo davanti appunto a una cinquantina, quarantina, trentina di persone magari nuove rispetto al giorno prima, magari rivedo i volti delle persone che sono state, che la mattina prima erano partite e poi sono state respinte dalla polizia francese e quindi sono tornate. E quindi appunto cerco di capire con chi posso parlare e a chi posso appunto dare un'informativa. Le informative insomma un po' più rapide per coloro che hanno insomma già deciso di andare in Francia, magari si fanno di gruppo e cerco appunto un po' di spiegare che cos'è la protezione internazionale, che cos'è il regolamento di Dublino, quali sono un po' i rischi di questa frontiera, che cosa accadrà se la polizia francese li fermerà e quindi cosa accadrà appunto nell'ambito di un respingimento. Poi ci sono invece coloro che proprio si rivolgono allo sportello perché vogliono essere informati e consigliati su quella che poi magari si rivelerà essere una presa in carico legale proprio, e quindi coloro che vorranno invece fermarsi in Italia, accedere a quelli che sono i diritti, alla protezione internazionale, all'accoglienza, e quindi per loro il mio supporto sarà un po' più nel lungo periodo, ecco. E siamo nelle cucine del rifugio con Elena, che è della cooperativa Talitacum, che gestisce appunto il rifugio. E intanto parto con una domanda molto informale: cosa si mangia questa sera? Allora, questa sera probabilmente si mangerà del riso o della pasta, tendenzialmente noi facciamo questo tipo di prepariamo questo tipo di alimento perché è bello sostanzioso, riempie qualcosa di caldo che comunque soprattutto in questa stagione non è male,
E quindi stasera probabilmente si farà o del riso, del minestrone o della pasta. Ecco, nella gestione della cucina tenete ovviamente conto anche delle provenienze e dei relativi divieti. Ecco, quali sono un po' le principali accorgimenti che usi per... Certamente ci sono delle accortezze, perché siccome moltissime persone sono di religione islamica, non facciamo carne, tendiamo proprio ad evitare. Dieta vegetariana. Esatto, praticamente dieta vegetariana. Il tonno lo mangiano, quindi ogni tanto un po' di tonno nel sugo ce lo mettiamo, però carne no. Mediamente quanti pasti vengono serviti qui al rifugio? 3 pasti, colazione, pranzo e cena. E invece per quanto riguarda, chiamiamoli in modo un po' inappropriato, i coperti? Allora, i coperti, diciamo, mediamente sono una quarantina al giorno, i coperti. Poi appunto, siccome c'è gente che viene, gente che va, diciamo che al mattino i numeri sono più o meno sui 30-40, alle volte anche 50, a pranzo di solito sono un po' meno, perché tendenzialmente le persone partono al mattino e quindi si abbassa un po' il numero di coperti, siamo sui 20, mentre a cena di nuovo si rialza sui 40-50. E prevalentemente parliamo di persone di origine iraniana, afghana e poi sì, Africa subsahariana o Maghreb, ma principalmente appunto molti iraniani e molti afghani. Adesso mi trovo nel magazzino vestiario con Luca, un altro operatore di Talitacum. Ciao Luca. Ciao. E soprattutto adesso che arriverà l'inverno, gli diamo un supporto con le giacche a vento che abbiamo qui dietro e con tutto il vestiario che abbiamo anche catalogato, con tutte le taglie, con l'aiuto fondamentale dei volontari che catalogano e ordinano ogni giorno questa parte di rifugio con tutto il vestiario. Ecco, qual è la provenienza di questi vestiti? Sono donazioni, sono acquisti fatti? Ecco, come arrivano qui questi vestiti, queste scarpe? Perché sappiamo quanto sono importanti poi, soprattutto da adesso in avanti, avere scarpe adatte. Sì, soprattutto scarpe, scarponi, e sono tutte di provenienza, donazioni di... della bontà della gente, che dei paesi limitrofi, della valle, del torinese, che regalano questa roba a rifugio. Vengono aiutati soprattutto da un punto di vista psicologico, perché gli aiutiamo, gli diamo supporto, no? Un sorriso, anche solo un sorriso, gli aiuta a trascorrere delle ore diverse dal viaggio duro che affrontano. Parlavamo così dell'importanza di un sorriso, di entrare in contatto con queste persone. Parlando con loro, quali sono un po', ecco, le loro prospettive, i loro sogni? Chiaramente è soggettivo, ognuno ha un progetto di vita diverso, ma quali punti in comune, ecco, trovi nei racconti di queste persone? Sono molto determinati, anche quando vengono respinti, no? Magari dai francesi, loro ritentano, quindi questa voglia di comunque tentare a tutti i costi il mondo migliore è una cosa che li accomuna e che perseguono con grande grinta. E non si lasciano abbattere. Assolutamente, nonostante le grandi... Deve essere un insegnamento anche per tutti noi. Allora, nel frattempo qui a Ulx si è messo a piovere e quindi insomma questo significa condizioni anche più difficili per chi in questo momento è in transito sulla frontiera, pioggia mista a neve direi. Sono qui con Michele di Croce Rossa, che fa parte appunto della squadra di accoglienza qui al confine. Ci puoi spiegare un po' come avviene con la vostra giornata? Sì, diciamo che l'attività di Croce Rossa Italiana al confine è tesa a portare aiuto, assistenza, in alcuni casi soccorso alle persone migranti che attraverso le nostre montagne cercano di raggiungere la Francia. Al nostro è un approccio neutrale, non siamo qui né per favorire il transito di queste persone né per limitarlo, ma in modo, ripeto, davvero neutrale, nel dare un aiuto per evitare che a questo passaggio corrispondano rischi per l'incolumità stessa delle persone migranti. Ricordiamoci che negli ultimi anni sulle nostre montagne ci sono persone che hanno perso la vita o si sono ferite gravemente, soprattutto nel periodo invernale. Quindi la nostra prima mission è tutelare
più possibile la vita di queste persone che hanno già le loro vulnerabilità e nell'attraversare le montagne si espongono a grandi pericoli. E con Croce Rossa noi abbiamo attivo tutte le sere un servizio itinerante di monitoraggio, prevenzione, assistenza e soccorso in zona di confine, quindi nel triangolo compreso tra ULS, Bardonecchia e Claviere. Questa attività ha l'obiettivo di intercettare in qualche modo con un mandato umanitario le persone migranti in transito, dar loro informazioni, ricordar loro qual è il numero unico di emergenza per chiamare in caso di pericolo, un monte caldo, una coperta termica. E poi in alcuni casi possiamo dar loro l'opportunità di venire qui alle nostre spalle al Rifugio Massimo quando questa struttura è piena presso il nostro polo logistico Val di Susa, Bussoreno, per avere un luogo sicuro in cui trascorrere la notte, fare una doccia, mangiare un pasto caldo e il giorno dopo rimettersi in marcia. Sono tutte persone in transito, non c'è stanzialità qui per confine. Quando invece le persone vengono respinte dalle autorità francesi, esauriti i controlli con la polizia di frontiera italiana, noi prendiamo in carico queste persone e anche in questo caso gli diamo, grazie al Rifugio Massimo, un'ospitalità temporanea, tempo di riprendere le energie, riordinare le idee e rimettersi in marcia il giorno successivo. Sono di nuovo nell'ufficio, ma questa volta con Linda, che è infermiera per Rainbow for Africa, la ONLUS che normalmente si trova in zone di guerra, ma da diversi anni ormai opera qui al confine dell'Alta Val Susa, che in qualche misura però si può definire anche, no? una zona di guerra. Limite. Confine, sì. Qui a Urzio noi accogliamo gli immigrati che cercano di passare la frontiera e poi ci siamo noi infermieri che facciamo un'assistenza di medicazioni, qualche piccola terapia. Quali sono un po' le maggiori problematiche a livello sanitario che incontrate poi con i migranti che arrivano qui al rifugio? Adesso andiamo incontro all'inverno, quindi ai freddi, quindi ci sono parecchi problemi legati appunto al gelo, geloni, loro viaggiano con indumenti e scarpe non idonee. E quindi diciamo che la maggior parte del nostro lavoro a questo punto sono anche le medicazioni, problemi dovuti alla scarsa igiene. Ci troviamo adesso con Silvia, che invece è una volontaria che opera qui al Rifugio Massi. Allora Silvia, intanto di cosa ti occupi tu quotidianamente qui al Rifugio Massi? Ecco, gli altri volontari ci occupiamo dell'accoglienza delle persone, del dialogo tra loro, ci occupiamo del vestiario, cioè di preoccuparci che abbiano la possibilità di ripartire senza correre pericoli dovuti al fatto di non essere attrezzati, per esempio. Ci curiamo di affiancare il servizio medico, il servizio di aiuto legale, nel senso che quando le persone vengono respinte, per esempio, essere qui per ascoltare i loro racconti è estremamente importante, anche per capire se ci sono state situazioni in cui i loro diritti non sono stati rispettati. Ecco Silvia, sappiamo che oltre a volontaria qui al rifugio sei anche un'insegnante. Quanto è importante anche nelle scuole far sapere queste realtà che spesso poi vengono filtrate in modo poco corretto? Qual è il messaggio che cerca di portare in qualche modo un po' mischiando le due funzioni, quella di volontaria e quella di insegnante, quindi di educatrice? Io credo che i ragazzi abbiano bisogno di conoscere la realtà, ecco. Quando capita di poter far ascoltare delle testimonianze vere, normalmente sono colpiti e sanno andare oltre quella visione stereotipata che viene a volte propinata loro così in modo un po' superficiale. Anche i ragazzi che vivono qui nella valle alle volte non si rendono conto in realtà di quello che succede. Non tutti loro vedono realmente cosa accade intorno a loro, perché non è facile. E invece credo che sia importantissimo aiutarli a farsi un'idea, un giudizio che sia basato sul conoscere realmente, sull'incontrare. Noi pensiamo che incontrare sia fondamentale, quando è possibile non lo si fa.